Coach, una vittoria sudata, una grande sofferenza, però una vittoria che vale tanto, tantissimo. Ma una vittoria, nel senso che in questo momento per noi conta solo il risultato, come arriva, quando arriva, conta, e soprattutto come ci si prepara per arrivare a questi tipi di risultati. In avvio possiamo dire che il Trevento Basket Norbarese ha dominato per tutta la partita, anche se ha avuto un po' di problemi, soprattutto perché con l'assenza di Ancelotti, con i problemi falli di Elliott, forse non si poteva fare di più stasera. Ma devo dire che i ragazzi sono stati veramente bravi a interpretare la partita dall'inizio, mettendo la giusta aggressività, sopperendo a quelle che possono essere alcune nostre lacune, che si sono viste poche. E poi siamo riusciti anche a superare un momento importante, soprattutto nella fase finale, quando obiettivamente in tutte le partite il canestro si stringe un po'. Anche lì abbiamo dato una bella reazione difensiva e poi offensiva. Canestro che si è stretto, però 25 punti per Petrucci, 5 uomini in doppia cifra, possiamo dire una grande prova del collettivo. Ma sì, noi premiamo e siamo contenti se la squadra vince. Tutto quello che fanno i singoli è in funzione della squadra. Il leitmotiv della settimana è stato "Because I'm happy". Possiamo dire che comincia un'altra settimana felice per la BNB? Sì, la felicità non è tanto il momento in cui si raggiunge il risultato, ma come si costruisce il risultato per la felicità. Sabato si anticipa a Matera, come andrà questa settimana di allenamenti? Ah, continueremo ad avere lo stesso ritmo. Sabato è una partita molto difficile perché Matera è da 2 anni in testa alle classifiche di questo campionato, è un ambiente molto caldo, noi andremo a fare quello che ci viene meglio, cioè giocare.